Un saluto dalla cucina per tutti, ragazzi, come state? Oggi faccio una cosa fresca, visto che ci stiamo avvicinando all'estate, e volevo quindi condividerla con voi. Avvicinatevi, vi faccio vedere qual è il risultato finale di questa bella insalata greca. Guardate qua. Eh sì. Vi faccio vedere come prepararla. È molto semplice, di stagione, quindi mi raccomando, seguitemi. Prendete nota perché questo è un tutorial e mettiamoci al lavoro perché i fornelli ci aspettano. Ecco qua gli ingredienti, ci serviranno 250 g di pomodori, in questo caso datterini, 200 g di formaggio feta. Abbiamo due tipi di olive, denocciolate classiche e denocciolate tipo greco al forno. Una cipolla, io utilizzo quella di Certaldo, origano, sale ed un cetriolo. Mettiamoci al lavoro. Cominciamo a mettere nella scodella dove condiremo la nostra insalata gli ingredienti che non hanno bisogno di particolari lavorazioni, come le olive che teniamo intere. Dopodiché ci dedichiamo al cetriolo e andiamo a togliere le due parti un pochino più coriacee, le mettiamo da parte e con l'aiuto di un pelapatate andiamo a sbucciarle. Una volta pulito possiamo decidere se lasciarle intero e quindi tagliarlo a rondelle, oppure fare come faccio io, cioè tagliarla a metà in questo modo e andare a creare delle mezze rondelle, come potete vedere, vedete? E anche queste via nella boule. Occupiamoci ora della cipolla, gli andiamo a togliere tutto il velo superiore. E anche qui faccio lo stesso lavoro e procedimento che ho fatto con il cetriolo. Lo vado a tagliare a mezze rondelle. Abbiamo finito anche questo lavoro. Vi devo dire però che si è stabilito un record, perché per la prima volta nella mia vita non ho pianto tagliando la cipolla. Quindi un risultato davvero ottimo. Allora, mettiamo anche la cipolla nella nostra boule. E nel frattempo mi sono preparato i pomodori. Pomodori dolci, sono datterini, sono molto buoni. Li andiamo semplicemente a tagliare a metà. Poi ovviamente voi potete utilizzare il tipo di pomodoro che volete. Tagliamo a metà e mettiamo nella boule. Ed anche con i pomodori ci siamo. Ora prendiamo la feta. L'ho lasciata per ultima, così almeno il piano di lavoro non si andava a sporcare prima. Io faccio in questo modo quando preparo l'insalata greca. Ne vado a togliere circa un terzo e la vado prima a sbriciolare un po' nella boule, vedete? E così facciamo questo lavoro bello rustico, molto molto buono, soprattutto da mangiare, perché c'è già un profumo, ragazzi, che non ve lo racconto. Mentre la restante parte la vado a suddividere, vi faccio vedere, a cubetti, così una parte rimane sbriciolata, diciamo da quel tocco, come ho detto prima, di rustico. Questa è un pochino più ordinata, vedete? La vado a tagliare a cubetti in questo modo e anche lei sempre nella boule. Pulisco il piano di lavoro, così riprendo la boule e cominciamo a condire. Allora, mettiamo un bel giro d'olio generoso, questo non deve mai mancare. Do una prima girata. Dopodiché vado a mettere due prese di sale e un po' di origano. Ragazzi, io non vi dico il profumo che c'è. Mi ricorda davvero tantissimo i viaggi che ho fatto in Grecia, dove alla fine a pranzo andavamo sempre con mia moglie in quelle classiche taverne a gustarci questa bella insalata. Allora, l'insalata fondamentalmente è pronta. Però non la serviremo qui, sarà questa la nostra insalatiera, cioè questa bella pagnotta di grano duro, che noi andremo ora a scoperchiare, quindi togliamo solamente la parte sopra. Accendiamo il forno a 200 gradi. Andiamo a togliere tutta la mollica. Ovviamente questa non buttiamola, conserviamola piuttosto, che ci può servire ad esempio per fare del pan grattato. Mi raccomando, togliamola per bene. Così è abbastanza capiente proprio da contenere la nostra insalata. Ci siamo, l'abbiamo del tutto svuotata, il forno ci servirà.
a 200 gradi per crostigliarla al meglio e in qualche modo per sigillarla una volta che mettiamo l'insalata. Dai, andiamo a inserirla nel forno. Il forno è caldo, mettiamo la pagnotta sulla griglia, richiudiamo e teniamo in questo modo fino a che non ci accorgiamo che la pagnotta ha creato una bella crosta. Siamo finalmente pronti, ragazzi! Andiamo a mettere la nostra bella insalata all'interno della pagnotta. Che profumi, che profumi! Ma guardate che bella che è, ragazzi! Io sono andato anche a prendere il coperchio che avevo tagliato, lo vado a mettere sopra e poi la possiamo andare a gustare. Ragazzi, mamma mia, non vedevo l'ora di assaggiarla con voi. Allora, intanto andiamo a togliere il coperchio, questo ovviamente lo possiamo mangiare, ma non l'ho crostigliato, l'ho tenuto un pochino più morbido. Che bella insalata. Allora, faccio due tipi di assaggi. Allora, la prima in questo modo. Buonissima, perché dolcezza del pomodoro, la feta che dà quella spinta, le olive, il cetriolo e questa cipolla, ragazzi, che va a completare il tutto, non vi dico. La cosa bella di mangiarla in crosta è che voi potete direttamente prenderla da qui, vedete, e andarla a gustare in questo modo. Buonissimo, insomma. Guardate un po'. Mi raccomando, scusate, parlo con la bocca piena, ma ormai lo sapete, io faccio la prova dell'assaggio così. Mi raccomando, lasciate un pollicione in su, fate dei commenti, non siete timidi, seguitemi sulla mia pagina Instagram per rimanere aggiornati sui video che verranno sempre caricati anche qui sul canale YouTube. E da me, Chef Fabio, ci vediamo per la prossima video ricetta. Oh, mi raccomando, andate a prepararla, eh!